Ciao a tutti cucci e ben ritrovati dal vostro Andrea91 su Pokémon Ultrasole. Come disse nello scorso episodio, oggi finiremo appunto di esplorare questa piccola porzione che ci rimane di Mele Mele e poi potremmo andare finalmente nella nuova isola. Oh, devo andare a Fotoclub di Lola per forza. Ma ci rendiamo conto? C'è una tappa obbligatoria, ma se non ci voglio andare... Oh, Torraket già! E la miseria! Si è voluto con un attimo. Hai fatto una foto con Brion? Scommetto che siete entrambi super fotogenici. Comunque, è ora di andare ad Akala. Eccola, Akala si chiama. La nostra prossima destinazione. Ok, andiamo. Non mi interessa la sua foto. Perfetto. Ma perché fa Lit se è Torraket? Fai Cat al limite. Eccolo, Kukui con Lilia. La barca è pronta, possiamo partire. Ah, professore, ecco. In realtà mi piacerebbe andare fino ad Akala con Mantine. E pensavo che anche Andrea potrebbe venire con me. Mantine? Esatto, il Mantine della spiaggia Big Wave lungo il percorso 2. Capisco, e va bene, Au. In fondo viaggiare con i Pokémon è una parte interessante, importante del giro delle isole. Evviva, allora ci vediamo ad Akala. Andrea, ti aspetto alla spiaggia Big Wave lungo il percorso 2. Ci sarò senz'altro, Hau, ci sarò senz'altro. Che bello, pensavo non si potesse fare. Scusa Andrea, posso chiederti un favore? Certo. Vorrei dare questo piccolino nebulino a tornare a casa. Lui mi salvava quando ero in difficoltà, quindi ora tocca a me fare qualcosa per lui. Però non sono un'allenatrice, lo so, non posso fare molto, ma se tu mi aiutassi... Mi rendo conto che ti sto chiedendo un grosso favore, però... Va bene, ti aiuterò. Oh, davvero, grazie, grazie di cuore, non sapevo davvero come fare. Quindi Lilia verrà con noi nella prossima isola, però intanto noi possiamo andare con Mantine. Che bello, pensavo non si potesse fare. Oh mio Dio, questo è Professor Oak di Alola. Oh, che cosa vuoi con la mia pupilla? Il ciondo del giro delle isole è Normium Z e Luctium Z. Hai superato la prova di Liam e la grande prova di Hala, quindi. Complimenti! Ah, ciao, mi presento. Sono Manuel Oak. Sono un ricercatore e fra le altre cose mi occupo di Pokémon dominanti. Perché sono così grandi? E perché sono avvolti da un'aura? Non ti puoi neanche tu questi quesiti? Non proprio. Ah, no? Ma vedrai che cambierà idea dopo aver sentito quello che ho da dirti. Puoi ottenere un Pokémon simile a uno del dominante raccogliendo degli adesivi. Gli adesivi del dominante. Puoi trovare gli adesivi un po' dappertutto. Staccali e portali con te. Raccogli nei 20 e ti darò un Gumshoes. Allora ti affido questo compito, Andrea. Se il professor Kuki ti ha affidato Rotom, sono sicuro di poter contare su di te. Rotom! Potrai trovarmi alla spiaggia di Kantea da Kala, che puoi raggiungere con il Surf Mountain. A presto! Non con una barca, con il Surf Mountain per forza. Bella la cosa. Eccomi, Au! Andiamo a surfare con Mantine. Sì, fammi arrivare però, senza che mi saluti. Ah, quindi voi due siete amici? Eh già, stiamo facendo il giro delle isole insieme. La nostra prossima tappa è Akala. Allora siete riusciti a battere Hala. Mantine sarà contento di dare un passaggio a due allenatori così in gamba. Yeah, che bello, come funziona? Provate a parlare con Mantine. Ok. Chissà se la pelle di Mantine riesce a ruvida. È impermeabile, credo. Quindi sarà liscia. Wow. Cioè, il gioco lagga per conto suo, non è la capture card che sta laggando, perché a me va a 60 frame solidi. È proprio il gioco che lagga. Peccato. Oh mio Dio! Che bello! Il Surf Mountain è uno sport in cui si seguono manovre per ottenere un punteggio più alto. Impara le basi in 4 lezioni. Prima lezione, accelerare. Mountain avanza automaticamente. Per prendere velocità, muovi il pad scorrevole a sinistra mentre tritavi sulla parete dell'onda. Così? Ok. Oh! Accelerare. Mantine avanza automaticamente. Una volta raggiunta l'onda, ok. Prova ad accelerare muovendosi a destra e a sinistra sull'onda.
Ah, posso fare più volte, posso fare? Prima lezione completata, ok. Quindi i salti. Per saltare muovi il pad scorrevole verso destra quando sei sulla cresta dell'onda. Maggiore è la velocità di mountain, più salterai in alto, ok. Seconda lezione superata. Ricorda, l'altezza delle onde influenza il punteggio di alcune manovre, quindi scegli il momento giusto per saltare. Vabbè, quella era piccola. Ok, terza lezione, manovre aeree. Vado scorrevole, ok, perfetto. Eccolo, ecco, Helica Antail. Terza lezione superata, ok, sott'acqua però. Va bene. Ah, Helica Gore va di là. Comincerà a ricadere lateralmente fino ad atterrare. Salta, se al momento dell'impatto con l'acqua sta ancora non era inghiottito. Assicurati di completare l'azione e atterrare, ok. Perfetto, bonus atterraggio. Hai completato le lezioni? Ok, parlo con un tutor per fare un ripasso. Bene! Bello, bello Surf Mountain. Oh! Vai, iniziamo allora. Ma dai! Era atterrato bene, era atterrato, dai! Cosa di... Oh mio Dio, i Pokémon ci sono! Ah, ma fanno d'ostacolo, pensavo si potessero affrontare, tipo. Ah, quindi aspetta! Ah, ho capito come funziona l'elica ora! Oddio, quanto è alta sta onda! Ma spinna a sinistra, no? Vai, vai ragazzi, dai, che bello. Ah, accidenti però. Se prendevo l'onda un po' meglio riuscivo a fare proprio l'elica fatta bene. Vabbè, queste sono bassine le onde, non riesco a fare più di tanto, a prendere più velocità così. Niente, siamo arrivati. Eccoci. 3290. Ah, ma i punti si sommano. Certo, però se fai punti più tanti punti in fila conta come un bonus, è ovvio. E siamo arrivati ad Akala. Che bello, ragazzi, bello il Surf Mountain. È un minigioco fighissimo. Farò il record massimo. Spiaggia di Kantai. E beh, dove vogliamo arrivare se no? Eccoci ad Akala! Non siamo venuti in barca, ma il viaggio è andato comunque a gonfiavele! Il Surf Mountain è troppo forte! Chissà se il professore e Dile sono già arrivati. Andrà, dividiamoci e vediamo se riusciamo a trovarli. Ok. Ma il surfista che faceva risico con la testa, cosa vuoi? Ok. Un punto Lido per aver fatto 3000 punti. Almeno 3, no? No, maledetto. Ok, mettiamocela tutta a trovare Pokémon di quest'isola. Guarda, è pieno di più Pyukumuku. Sembra che se la stiva dormendo la grossa, meglio non svegliarli. Ma perché? Ah, bisogna andare di qua quindi, non posso andare direttamente lì. Mi voleva fregare. Sapevo io. Sono arrivati lì il professore, sì. Oi là, Andrea, how? Come è andato il viaggio su Mountain? Liscio come l'olio. Questo è lo spirito giusto. Se continui così, finirai il giro delle isole, men che non si dica.
Professore, ma siamo arrivati prima di voi e non credevo che Maintain potesse andare più veloce di una barca. Diciamo che la barca del professore ha visto tempi migliori. Cosmog è d'accordo. Non è ancora imparato ad abbottonarti il camice, Kukui? Arriva la dominatrice Sado. Chissà che impressione fai sulle persone che ti incontrano per la prima volta. Nebulino, torna nella borsa. Tranquilla, Lilia. Piacere di conoscervi, ragazzi. Io sono Alixia. Ciao, benvenuti. Sono Ibis, uno dei capitani dell'isola. Stavo venendo ad accogliervi e lungo la strada ho incontrato Ibis. Ci tenevo ad incontrarvi. Nella mia prova vi dimostrerete di che pasta siete fatti. Qualcosa mi dice che le vostre squadre non saranno da sottovalutare. Magari con una faccia un pochino meno contenta noi. State pronti, ragazzi, e non dimenticate che Ibis non è l'unico capitano di Akala. Allora, che programmi avete? Lascia decidere ai ragazzi, dopo tutto è il loro giro delle isole. Già, è vero. Bene, allora godetevi il giro delle isole insieme ai vostri Pokémon. Spero che avremo l'occasione di misurarci in una bella lotta. Buona fortuna. Forza, Ibis, andiamo. Dunque, la Lega Pokémon in questo gioco dovrebbe già essere stata costruita, ma i Super 4 sono nuovi oppure sono gli stessi dello scorso gioco? Perché se ci pensiamo, guarda come sculetta Alixia, se ci pensiamo un attimo, dato che nello scorso gioco la Lega Pokémon doveva ancora essere costruita, servivano 4 appunto Super 4, 4 nuovi, e sono stati scelti 3 Kauna più Kaili, che era golfista, che ho chiamato Kale in un episodio, Kahiri, nuova totalmente. Mi chiedo se in questi giochi saranno sempre gli stessi oppure tutti nuovi. Sarebbe bello vederne di nuovi. E però troveremo anche forse Morel come campione? Non lo so, ragazzi. A me hanno detto meglio. Uno ha detto che ha spoilerato chi è il campione, ha detto questo è lo spoiler. Però uno ha detto no, non è vero, un altro ha detto sì, è vero, un altro no, insomma, non si sa veramente. Per ora io non lo so chi è il campione veramente di questo gioco. Lo vedremo poi strada facendo. È venuto a ricevervi, si preoccupa per voi, ma non vuole darlo a vedere. Alixia è fatta così, è molto protettiva, è una brava Kauna. Rivelazione scioccante. Dobbiamo raggiungere Hoana. Io per prima cosa faccio un salto al centro Pokémon e poi vado a scoprire le specialità di Akala, ma la sa di arrivo! Io vorrei dare un'occhiata al negozio di vestiti e poi ti porti sempre quelli, porti alla fine, non è che cambiano. Oh! Va bene! Allora andiamo a esplorare un pochino quel posto. In barco, in nave si fa prima che a nuoto. Con Maintain fai ancora prima. Salve. Chissà se è andato prima il saluto o il nome della regione. Questa regione invece è stata fondata da Rosso, come sappiamo. Sì. Perché Rosso in questo gioco, lo ripeto, ha 30 anni. Alcuni nello scorso Let's Play mi hanno detto guarda che Rosso non ha 30 anni, ne ha 20, ne ha 18. Ragazzi, Rosso ha 30 anni. È una cosa, è un dato di fatto. Che vuoi chiedermi, Lilia? Vuoi andare a tempio? Sì. Che Tapu Lele, abbiamo Tapu Lele qui. Io i Tapu non l'ho mai catturati. Volevo farci un video unico sulla cattura dei Tapu, ma penso che a questo punto lo farò qui. Lo farò in questo gioco. Ne farò uno per Tapu, ovviamente. Ho detto che non mi interessa quanti video possano venire. Poi ci sarà da catturare anche tutti quanti gli altri leggendari. Sarà una bella avventura questa. Una degna conclusione di Pokémon su 3DS portatile. Sarà uno spettacolo questo gioco, ragazzi, me lo sento. C'è già chi si lamenta su Facebook di gente. Ah, sono molto deluso, mi sto annoiando a giocare a Pokémon Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna. Ma ragazzi, ma è diversissimo il gioco, non è lo stesso gioco Sole e Luna che abbiamo giocato appunto un anno fa. È molto diverso. Non so che diavolo state giocando voi, ma io sto giocando un gioco totalmente diverso. Qua abbiamo Dexio e Sina. Fermo, dove sei? Oh mio Dio, che succede? Ah, scusa, non volevamo spaventarti. Stai facendo il giro delle isole, vero? Piacere, sono Dexio.
E io Sina, un nome grazioso non trovi proprio come me. Se non avete giocato i giochi di sesta generazione Pokémon X e Y, loro compaiono lì come protettori della pace, una cosa del genere. Siamo in vacanza qui, siamo interessati all'usanza più caratteristica di Alola, il giro delle isole. Ti andrebbe di fare una lotta con Dexio? Perché, ti chiederai? Beh, voglio vedere di che pasta sono fatti gli allenatori qui di qui, allora ci stai? Sì, certo. Vorrei combattere contro Sina, però va bene. Non perché Sina è più debole, perché è donna. Respect women. Con la H in mezzo. Women. Ok, allora abbiamo messo un junior. Acqua getto, lo finiamo velocemente proprio. Senza sprecarci più di tanto. Ehi, resistentino l'amichetto, eh. Devo portare le pop al 20 prima della prima prova. Sto un po' indietro con i livelli, me ne sto accorgendo. Espeon, no, rimango con lui. Oddio, potevo mandare forse Markrow che poteva resistere a una possibile confusione. Incantavoce. Contro tipo psico, incantavoce, quanto è. Cioè, un incantavoce, tipo folletto, quanto fa? Non tanto efficace. Cioè, è efficace, ma non più di tanto. Un danno normale. Mando Markrow, così prendo lo psicoraggio. Ok, non è effetto infatti. E andiamo con inseguimento che è super efficace, tipo buio. No! Ok. Pensavo facesse di più, invece no, ha fatto un danno standard. Con attacco rapido. 7 punti mi ha tolto, ok. Questa volta 4. Strano. No, 7 punti, era 48, scusate, ho fatto male i conti. Voglio imparare, ripeti? No. Sei di Kalos, so che sei di Kalos, ma non è neanche la Mega. Si vede che stai facendo il giro delle isole. Ho percepito chiaramente il legame che c'è fra te e i tuoi Pokémon. È come se avessi vissuto anch'io un po' di emozioni del giro delle isole, per ringraziarti e rimettere in sesto la tua squadra. Tu e i tuoi Pokémon siete un team perfetto. Mi ricordate come eravamo ai vecchi tempi, noi e quel gruppo di 5 giovani allenatori? Voglio regalarti una cosetta per celebrare questa nuova amicizia, ecco a te. Perché non provi ad allenarti lungo il percorso 4? Chi lo sa, potresti anche trovare qualche Pokémon nuovo. Ci vediamo, buon voyage! Sì, qua non danno le teche di Zygarde. Almeno non ci chiamano ogni 10 minuti per aggiornarci che abbiamo preso la cellula numero 2 di Zygarde. Oh, tredicesimo adesivo. Ok, entriamo, vediamo un po'. Abbiamo un po' di persone qui. Troviamo un altro adesivo, ragazzi, quattordicesimo adesivo. Posso prendere l'ascensore, ma devo controllare tutto. Oh, Lilia? Ok. Niente. Posso provare ad andare sopra? Vediamo un po'. Sì, posso. Andiamo al secondo piano, l'unico piano che posso visitare a quanto pare. Non sono abilitato a piani. Oh, posso entrare addirittura. Ho un Markrow anche lui. Le vacanze. Insieme a Pokémon giusti ti regalerò dei cristalli Z. Ecco un altro adesivo del dominante. Quindi questo regala cristalli Z. Di Pokémon speciali ovviamente. Quelli di tipo Mew e Marshello. Ok. Ti terrò a mente, vecchietto. Qui invece abbiamo una Pokéball. Oh, ma è coso? Come si chiama quello? Fantastico, davvero fantastico! Allora non smetterà di stupirmi! Se un allenatore crede ciecamente nel suo Pokémon, questo darà tutto se stesso anche nelle situazioni più estreme. Ho assistito a questo fenomeno di persone in passato. La risposta a tutte le mie domande si trova qui da LOL e si chiama Moss Z!
Finalmente quella forza invisibile che lega gli esseri umani e Pokémon si materializza davanti ai miei occhi. Il super cerchio Z è cristallizzata. Con la loro energia misteriosa apriranno le porte di un nuovo mondo. Non pensare a me, sono qui solo per... Sì, vabbè, ma come faccio a vederla da qui? Acromio, come si chiama questo tizio? Non mi ricordo. C'ha un nome strano. Ok. Ah, c'è un corso là qui. Perfetto. Non c'è altro da fare a parte questi due piani. Queste due stanze, voglio dire. No, qui ci saranno altre due. Questa. Cioè, però sono... C'è molto spazio tra una stanza e l'altra per... Pur essendo... piccole. Che succede, oh? Eh? Salve? E nessuno deve vederci qua. È il nostro destino. Ma quando... Cosa è successo? Ma che siano fantasmi? Ma qua trovo le piume, trovo, sui balconi. Nascoste proprio lì, zitte zitte, cacchio cacchio. Vabbè, fantasmi, fantasmi. Sto dovuto che non si muove neanche se gli spari. Niente piume? Niente piume. Che pompo potrei fare per trovarli? Ho un giovane pieno di energia, potresti aiutarmi? Signore, dica. Grazie, molto gentile. Vedi, sono venuto qui a Kanto per incontrare degli ex compagni di scuola. Sono passati 30 anni dall'ultima volta che ci siamo visti. Ci eravamo dati appuntamenti in un posto, ma di quell'edificio non c'è più traccia. Beh, certo, dopo 30 anni. So che è un grosso favore, ma non potresti andare a Kanto a cercare i miei tre amici e chiedergli di venire qui da me? Io me ne vado. Se li incontro glielo dico, ma... Non so neanche di quale edificio sta parlando. Forse c'è un edificio che 30 anni fa c'era, ma che ora non c'è più? Se è così mi tocca chiedere informazioni a tutti. E le sembra che io sia una specie di punto di raccolta informazioni, signore? No, perché se è così, allora ok, le aiuterò volentieri. Ok, usciamo. E direi, Cuccio, che prima di continuare l'avventura posso terminare qui questo episodio. Di cose ne ho fatte veramente tante, sono contento di aver cavalcato Mantine, di aver fatto il surf Mantine, ragazzi. Ok, Cuccio, bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo che c'è il link per Twitter dove pubblico sempre tutti i miei aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!